Tutti cercano Fiorello, tutti lo tirano per la giacchetta. E ogni TV farebbe carte false per mandarlo in onda. Ma lo showman siciliano sa gestirsi bene e spesso non cede alla tentazione delle sovraesposizioni. E allora che si fa? Si cerca un nuovo Fiorello. Un comico cantante, one man show, con una grande improvvisazione e un talento che faccia dell'imprevedibilità la sua forza. Rai 2 ne ha individuato uno. Si chiama Andrea Perroni. Per il momento non gli è stato affidato uno studio televisivo. Si è dovuto accontentare di un'auto con un ospite a bordo. Per il resto deve cavarsela da solo, inventando e soprattutto facendo divertire il pubblico a casa. E Perroni ci ha provato con Fan Karaoke, un programma di Rai 2 in onda il mercoledì in seconda serata. Si parte stasera. Gigi e Rosa, Cristina D'Avena, Lorella Cuccarini, Alvaro Soler, Piva Zanetti, Enrico Brignano, Marco Tardelli, uno alla volta con lui alla partenza. Poi si aggiungeranno altri compagni di viaggio, a sorpresa, perché l'ospite è tenuto all'oscuro, sia in auto, sia scendendo dalla vettura. Quindi Lorella Cuccarini si può trovare un Marco Colombro che fa l'autostop, o un Beppe Vessicchio che non riconosce. Tutte situazioni, più o meno rocambolesche, inventate all'istante da Perroni che ha stravolto il vecchio format, tra una canzone e tante sorprese, spiazzando pure autori e regia, costretti, per seguirlo, a improvvisare continuamente. Ed ecco che la povera Lorella si può trovare un Perroni nudo, coperto solo dalla foglia di fico. Improvvisare è la mia forza, spiega l'attore. Ho fermato l'auto a loro insaputa per entrare anche in posti non autorizzati, perché sono spunti di autenticità. Scendere dalla macchina e trovare la camera su tre piedi sa di pappa già pronta, mentre io voglio cucinare. Dimostrare quello che ho imparato da TV, radio e teatro. L'intento è di mettere a suo agio l'ospite, per farlo sentire vero. Perché vedere Brignano che si combatte.